a tutti ragazzi, e oggi è un giorno un po' speciale, diciamo, è una cazzata in realtà, però è molto speciale per me e per noi. E dopo tanti anni, dato scusate le condizioni, ma di cui sono sveglia da poco, lui molto di più, però beh, insomma, non ho voglia di farci fighi, ok? Non mi do molto scazzo questo. Da tanto tempo ormai ho l'iPhone 6S Silver. Vedere e sono innamorata di questo telefono, amo il brand Apple da morire, e però purtroppo dopo dal 2016 sono 5 anni, dopo 5 anni questo telefono inizia ad avere un po' di problemini di memoria, soprattutto di spazio, spesso mi chiude le app, non me le apre, insomma sta One Piece su iniziando cui si deve riscaricarlo ogni a volta. avere. Sì, diciamo, piccoli tanti problemi, tanti piccoli problemi, e di conseguenza, dopo tanti, ma tanti, ma tanti sacrifici, tanti, sono riuscita a Prendere questo. prendere questo. Noi diciamo che cos'è. Ancora Lo no, però apriamo dai, do e poi. l'onore a Rook a sbustare e poi il resto ovviamente lo apro io. Certo, è suo, non è mio. Perché il mio. Anche lui è nuovo. Sono tutti bimbi nuovi. Non abbiamo fatto il video di lui. No, vero, no, vero. Non lo facemmo. Anche perché è un po' vecchiotto questo telefono, diciamo, ha già un anno. GG intanto per GLS che per la prima volta a Praga non ha spaccato un pacco, però mai dire mai, quindi aspettiamo a vedere la scatola del Sì, telefono. esatto. E anche prima di dire dove l'abbiamo comprato, Esatto, lo testeremo. aspettiamo un Esatto. attimino Faremo una a clip tipo dopo qualche test, dopo qualche cosa, giusto per dire proprio effettivamente dove l'abbiamo comprato e tutto, per vedere se è buono. Buono, dire. Allora, quanto è il buono poi. packaging è bellissimo, eh? Anche se lo lanci per terra non si fa nulla. Ecco, Bello, ok. questo a te. Come la parte più complicata a me. Vediamo, attenzione, come apre tutto. Sto mettendo pochino, ma Oh. faccio vedere come è qualcosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ancora non è il momento. Boh, ragazzi, c'è tipo mille miglia di pluriball. Non lo so. Allora, Scocciato. packaging, ragazzi, da questo sito, che appunto dopo vi diremo. Spettacolare, vi lasceremo tutto in Sì, scocciato descrizione. veramente Boia, top. ragazzi. Lì c'è anche La bolla, la bolla penserei. toglierla, magari puoi farla vedere. Ragazzi, io sono emozionatissima. Ragazzi, Io, aspetta. credo che sia nuovo. Sì, sembrerebbe Che nuovo. dici? Sembrerebbe Sembrerebbe nuovo. nuovo. Mica quanto è grosso, non entra nella Porca videocamera. maiala, ragazzi. È tipo sotto sopra, Sì, è ragazzi, sotto sopra. scusatemi. Sotto sopra. Eccolo qui. Non entra nella videocamera quanto è grande. Eccolo qui, ragazzi. iPhone 12 Pro Max 512 GB. Giusto per non farci mancare nulla. Ah, che goduria. Intanto voglio far vedere un attimino. Qui è un leggero picchiettino. Vedere Luke. Leggero picchiettino. Ma questo può essere per via Nessun della problema. chiusura Sì, nessun troppo problema. stretta, Eccolo magari. qui. Bellissimo. È un padellone. È un padellone. Intanto ho spolverato qualcosa laggiù, perché laggiù, Porca, ragazzi, niente, oddio, è oh enorme. mio dio, È veramente giganterrimo. cioè, ma ragazzi, ma che sta a dire? Io, cioè, abituata, Pellicola chiusa, qui ti dicono che ci sì, sono i pulsanti. esatto, cioè, bello grigio, porca maiala, che bello grigio, Sì, ti giuro, forse mi guardo più grigio, ora che ho fra le mani con questa luce, sì. più bello grigio che E blu. bellissimo, ero indecisa tra il blu e il grigio, lo ordiniamo blu, però purtroppo all'ultimo non era stato più disponibile. Oh shit, ragazzi, ho una paura Ragazzi, è matta. enorme. È bellissimo, però Enorme. prima un attimino finiamo Vediamo, il vediamo. fantastico packaging che abbiamo qui, Esatto, intanto c'è lo un spostiamo. cavetto. Cioè il cavetto, sempre utile, ragazzi, magari da tenere in macchina. E poi nulla, poi sotto le Adesivi. istruzioni, La SIM, ricordo la cazzettino, SIM.
il cazzino della sim che ci servirà. Dato che ormai è spoilerato, facciamo anche vedere questa, dai. Ormai è spoilerato, basta. Sì, vabbè, dai, sì, sì. Questa, ragazzi. Che poi in realtà si vedeva. Sì, si vedeva palesemente, penso. Questa, ragazzi, la bella silicone case dell'iPhone 12 Pro Max. Bella. Che direi di provare già a mettere. Sì, sì, la mettiamo subito, la con calma. Dato che non è, ragazzi, l'abbiamo comprata. Sì. Ma non sappiamo. Ma scendetela, ma lo sono in quadri. Non sappiamo come ci sta. Ragazzi, intanto faccio vedere come i colori, ragazzi. Bella. Non rende in camera, però forse in quest'altra no, sì. Sì, in quest'altra si rende. Anche qui rende, guarda quanto rende. C'è più. Tac, andiamo a mettere, ragazzi. Oh. Beh. Oh mio Dio. Oh mio Dio. È spettacolare. Ah, boom, scarico. Beh, ci sta. A parte che dovremmo mettere la sim. Vabbè, dopo lo mettiamo. Prima vediamo se si accende. Tanto che non si accende, esatto. Poi così almeno vi diciamo anche il sito. Sì, esatto. Boia, ragazzi, sono... Non sto realizzando, è mio. Non sto realizzando, ragazzi. Hello. Eccola qui. Low battery. Bello, devo metterlo subito in carica. 20%. No, in realtà devi arrivare al 10, cioè sì, a 0, vabbè. E poi lo mettiamo in carica. Chiudi, configura. Vabbè, ragazzi, facciamo un attimino i vari test, eccetera, lo configuriamo un attimo e noi ci vediamo tra qualche oretta, che per voi sarà un attimo. Vi faremo sapere un attimo le prime impressioni. E ovviamente vi diremo il sito dal quale abbiamo acquistato. Perché, ragazzi, questo telefono, che in realtà costa un botto, ma veramente un botto, e chi se ne intende anche un minimo, sì, lo sa. Dammi la bolla. Costa. Facciamo vedere. Era qui, Sì. Lo facciamo vedere molto nascosto. Quanto abbiamo pagato questo telefono? Allora, vediamo se riesco, eh. Questa è la cifra. Pagamento con PayPal. Pagamento con PayPal, infatti vedete che c'è scritto PayPal, l'ho lasciato. È un po' maggiorato, ma questa è la cifra. Esatto, ragazzi. Anziché 1.600, 1.700. Sono sempre tanti, però ragazzi, fidatevi, costava di meno il Pro Max, per questo l'ho preso, del Pro normale. Non so. Inizialmente ero straconvinto di prendermi il 12 Pro, però perché mi si è detto con l'offerta il Pro Max... top, quindi beh, se la gioco col tuo, il mio, il mio è sempre più grosso perché il mio c'ha il notch in alto, anche il mio, però il mio è più visibile, ah no? Sì, no, ma il mio è leggermente più grosso comunque. Sì, però io sinceramente è un 6 pollici, 6 e mezzo, ma da quando sono passata al 4S a 8 giga al 6S e ora il bimbo che mi durerà tipo a vita. Oh, è in giapponese. Oh. Bene, ragazzi, ci vediamo tra poco. Per voi. Per voi, per noi, buon divertimento adesso. Allora, eccoci qui, ragazzi. È passato un po' di tempo dall'ultima clip. Infatti oggi è il 14 di settembre, ragazzi. Quindi io penso sia passato quasi un mesetto dall'ultima clip. Per voi ovviamente un secondo. E ragazzi, che dirvi? Quest'iPhone 12 Pro Max è veramente una bomba. L'ho provato in tutte le maniere. L'ho testato lavorandoci sopra, quindi cercando di montare qualche video con ovviamente le applicazioni che offre anche l'iPhone stesso. Ho provato comunque a giocarci anche per ore, guardare video, guardare Netflix, cazzeggiare, insomma, ci ho fatto di tutto, foto, video. È una vera bomba, ragazzi, è una vera bomba, ma soprattutto è una bomba veramente il prezzo col quale l'ho preso, come diciamo appunto a inizio clip. Ragazzi, quel sito è veramente una bomba. Ammetto anche comunque sia, non sono purtroppo una persona che naviga nell'oro e di conseguenza questo bimbo e comunque sia costato tanto, però per l'uso che ne faccio di tutti i giorni, quindi che sia per l'uso di YouTube, che sia per l'uso di Twitch, che sia per giocarci, che sia per montare, per fare foto, video, eccetera, è veramente perfetto, è veramente perfetto. Perché non sono andata su Android? Semplicemente perché sono un amante dell'Apple e degli iPhone.
perché no, non mi interessa tutto l'ambito di mod, modifiche di Android, eccetera. Non mi interessa se questo mondo è più ristretto rispetto ad Android. Non mi interessa, ecco, tutto quell'ambito lì non farebbe per me, nel senso che ho avuto anche Android in passato, ma non mi è mai andata a genio. Quindi, tirando le somme, ragazzi, consiglio questo telefono. Beh, ovviamente, anche qua sia un anno dalla sua uscita ormai, praticamente penso che tra qualche mese esca anche l'iPhone 13. Però, ragazzi, è veramente un ottimo compromesso. Non penso che per il momento usciranno telefoni simili all'iPhone 12, perché comunque se già l'11 Pro e il 12 eccetera non c'erano tutte queste grandissime differenze. Infatti inizialmente volevo acquistare l'11 Pro, poi però comunque sia erano passati tanti mesi, tanti anni, ho detto da quando volevo comprarlo, perché sì, è da circa 2 anni che devo cambiare il telefono, però solamente in quest'estate mi è arrivato veramente alla morte il mio amato 6S, che ovviamente porterò sempre nel cuore, che per fortuna è ancora funzionante, va solamente sistemata la batteria, va un attimo risistemato. Però che dire, ragazzi, approvatissimo, poi che dirvi, cioè è un telefono spettacolare da ogni punto di vista. Ovviamente il fattore del Max l'ho preso semplicemente perché era più in sconto, più in offerta questo modello che il 12 Pro, perché sennò avrei preso tranquillamente il 12 Pro. Però costava di più rispetto al Pro Max, ma che me ne frega proprio questo. Niente ragazzi, questo era un piccolo video veloce per raccontarvi appunto del nostro nuovo acquisto, del mio nuovo telefono e insomma ci tenevo a dirvi un po' la mia riguardo anche a questo sito che vi lasciamo anche giù magari in descrizione e riguardo appunto a questo telefono di cui appunto ripeto sicuramente già saprete tutto. E detto ciò ragazzi, io vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al nostro canale perché la maggior parte di voi non è iscritta, ragazzi, è gratuito. Ci fate solamente un regalo, ecco, tutto qui. È solamente un regalo per noi, ci rendete felici. E vogliamo crescere sempre di più insieme a voi. Quindi dai ragazzi, massimo supporto. Scriveteci qui sotto nei commenti invece cosa ne pensate tra Apple, Android, quali preferite e perché, ovviamente senza creare liti. Però diteci qui sotto cosa ne pensate e cosa ne pensate di questo telefono. Oppure se avete acquistato da questo sito, fateci sapere la vostra esperienza qui sotto in descrizione. Ovviamente ci teniamo sempre a sottolineare che nessuno ci ha pagato per parlare di questo sito, né nessuno ci ha contattato per parlarne. Assolutamente no. Noi semplicemente nel nerdy su YouTube ci teniamo a citare la fonte dal quale acquistiamo semplicemente per poter consigliare a tutti voi che guardate i nostri video se è un sito magari affidabile o meno, se è un venditore affidabile o meno, eccetera. Quindi ragazzi, dai, mi raccomando, approfittate di questi siti quando sono a norma, pagamento con PayPal, eccetera, per acquistare i vostri prodotti dei sogni a un prezzo scontato. Detto ciò ragazzi, vi abbraccio forte forte. Bella!